Bene, allora riprendiamo i nostri lavori. Ricordo che la pubblicità di questa seduta è assicurata anche la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera e la diretta sulla web TV della Camera. Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Marcello Minenna che insegna finanza matematica presso l'Università Bocconi di Milano. Ascolteremo un suo eh, intervento introduttivo e poi, eh, se vi saranno domande, la preghiamo di reagire agli stimoli dei colleghi. La prego. Vado. Ecco qua. Buongiorno, ringrazio il Presidente e gli onorevoli deputati per l'invito di oggi a rendere una relazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati. Il nome di questi strumenti è evocativo in quanto il loro valore deriva dall'andamento di una o più variabili finanziarie sottostanti come i tassi di interesse, i tassi di cambio, di inflazione, azioni, merci, spread creditizi e così via. Si tratta di strumenti finanziari dall'impiego molto flessibile che consentono infatti di perseguire sia finalità speculative che finalità di copertura. La valutazione, il cosiddetto pricing, consente di determinare il valore equo di un derivato, anche detto fair value. Si tratta di una procedura che richiede preliminarmente di quantificare l'aleatorietà che caratterizza l'evoluzione futura dei mercati. Nel caso dei derivati, direi standard, il mercato esprime su base continuativa il loro valore, non a caso si definisce mark to market cioè che letteralmente che marca i movimenti del mercato. Per i derivati non standard, partendo dai dati di mercato, opportuni metodi probabilistici permettono di simulare i possibili valori del sottostante e quindi anche del derivato attraverso l'applicazione delle regole matematiche che ne definiscono i pagamenti futuri, il cosiddetto payoff. Direi comunque di superare tutte queste definizioni e vedere insieme come prezzare nel concreto uno swap in quest'ottica. Innanzitutto studiamo l'evoluzione dell'Euribor, cioè del tasso che rappresenta il costo del denaro sul mercato interbancario a sei mesi. Ciò significa eh, concretamente che partendo dai dati di mercato calibriamo i nostri modelli quantitativi e quindi proiettiamo nel tempo l'andamento di tale tasso. Come vedete nelle diapositive potremmo avere una traiettoria rossa che fa finire tra sei mesi l'Euribor intorno al 2,3%, potremmo avere una traiettoria blu che la fa finire intorno all'1,5%, potremmo avere una traiettoria celeste e una traiettoria viola che lo fanno finire rispettivamente intorno all'1,5% e intorno all'1%. Notate come man mano che eh, traccio le traiettorie Sommo eh, dei mattoncini eh, rispetto al punto in cui la traiettoria arriva. Quindi, per esempio, poiché nell'intorno dell'1,5% ho due traiettorie, avrò due mattoncini. Faccio altre simulazioni e vedrò che ho tre traiettorie nell'intorno dell'1,5%, quindi tre mattoncini, due traiettorie intorno al 2, due traiettorie intorno al 2,4, una traiettoria intorno all'1, eccetera. Generalizzando questa procedura, costruisco una distribuzione di probabilità che sostanzialmente mi dice che tra sei mesi l'Euribor si troverà in un intorno molto probabilmente tra il 2 e e l'1,4%. Vedete che i mattoncini sono addensati in quella zona e che sarà assai meno probabile eh, di andare al 2,5%, abbiamo molti pochi mattoncini è assai meno probabile di andare all'1%. Siamo quindi nelle condizioni di generalizzare questa stima e per esempio portarci a sette anni da oggi e costruire, facendo tante traiettorie, tante distribuzioni di probabilità dell'Euribor nel tempo e notate come il tempo generi aleatorietà della stima. E quindi nel 2018 ad aprile il mio Euribor si muove tra il 7, l'8, il 9% e l'1 e il 2% in un, ampio, in un ampio intervallo di variazione perché aumenta l'incertezza. Eh, le, gli statistici dicono che la distribuzione tende a diventare più platicurtica, cioè la probabilità tende a spostarsi verso le code proprio perché aumenta l'aleatorietà e l'incapacità della stima di essere puntuale. Diverso è il caso di stimare cosa varrà l'Euribor domani perché c'è un solo un giorno di aleatorietà e quindi saremo in grado di dire magari con più precisione dove un intervallo più ristretto può eh, cadere il valore dell'Euribor ripuliamo dalle traiettorie la nostra rappresentazione grafica e siamo ora nelle condizioni di prezzare uno swap. Allora, innanzitutto che cosa fa un contratto swap? Mi preme dire che eh, sono contratti derivati molto importanti e diffusi perché qualificano il costo del denaro sul mercato interbancario superato l'anno. Cioè mentre l'Euribor ti porta a tre mesi, a sei mesi, a un anno sul mercato interbancario, se noi vogliamo capire qual è il costo del denaro a 30 anni, è proprio dato dal tasso swap a 30 anni. Ma cosa fa lo swap? Lo swap semplicemente eh, identifica eh, questo tasso, qual è l'interesse fisso, quindi i pagamenti fissi che si devono pagare, che ne so, in, per sette anni, in uno swap a sette anni. In maniera tale che questi pagamenti fissi siano uguali ai pagamenti variabili, che però sono aleatori. Solo se questi pagamenti sono uguali in ehm, probabilità, allora il valore FAIR di questo swap al tempo zero è nullo. Allora, come possiamo eh, concretamente trovare questo tasso che si chiama PAR, proprio perché rende uguali i pagamenti fissi ai pagamenti variabili aleatori? Di nuovo è lo stesso metodo di prima, simuliamo l'andamento dell'Euribor e come vedete per questa traiettoria blu dell'Euribor i pagamenti di B ad A saranno per esempio a, 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 nei primi due semestri di 9.000-8.000 euro, poi saranno di 15.000 euro il semestre dopo e via dicendo, ma potremo avere una traiettoria verde e ci saranno altri pagamenti variabili, differenti, potremmo avere una traiettoria viola e avremo un'altra struttura dei pagamenti nel tempo. Insomma, dobbiamo costruire la distribuzione di probabilità dei pagamenti nel futuro, il cui, la cui media scontata del tempo deve essere perfettamente uguale a quei pagamenti fissi che ci consentono di ottenere il tasso par, che nell'esempio qui è il 3%. Quindi noi sappiamo che il 3% in questo esempio è quel tasso che determina pagamenti fissi per i prossimi sette anni, che sono equivalenti in probabilità. Ai pagamenti variabili ancorati all'Euribor. In altri termini, l'alea relativa all'evoluzione futura del tasso Euribor è stata ripartita in modo paritario tra le parti, cioè a dire che al momento iniziale la perdita potenziale e il guadagno potenziale dei due contraenti sono identici. Ecco perché il fair value è nullo. Alla data di stipula del contratto un ferveglio non nullo indica quindi uno sbilanciamento genetico tra le due ale dei contraenti che impone lo scambio di uno o più flussi di pagamento ulteriori il cui valore attuale è proprio il ferveglio. Il ferveglio quindi è una quantità economica concreta ed attuale che in questi casi addirittura si deve scambiare per riequilibrare il, ehm, le ale esistenti tra le due controparti. Vedete, non ho scelto a caso questa terminologia per descrivere i derivati, scommessa, alea razionale, ferveli o scenari probabilistici. Questa terminologia non è più patrimonio solo della nostra disciplina, della mia disciplina, la finanza matematica, ma anche condivisa nella recente dottrina e giurisprudenza che vi ho riportato a pagina 8 nella documentazione che vi è stata consegnata e che ha addirittura previsto che questi contratti che questi elementi, scusatemi, ferveli o scenari probabilistici, eccetera, debbano essere ben noti ad entrambe le parti per ritenere un contratto valido. Tornando ai derivati, in particolare a quelli con ale sbilanciate, una fattispecie importante è data da quelli che pseudo replicano un finanziamento. Mi riferisco ai derivati con un upfront al momento della stipula, resi noti da un uso. Insomma, un po' aggressivo, fatto nell'ambito della finanza degli enti locali, prima che intervenissero apposite limitazioni normative. Il punto è che un'operatività in derivati come quella degli upfront, intesa cioè a replicare un finanziamento, può essere oltremodo pericolosa e foriera di ingenti perdite future. Prendiamo un esempio. Un soggetto che necessiti di liquidità per un milione di euro e si trovi davanti a due opzioni. Un mutuo per un milione di euro a tasso fisso 446% e uno swap non fair con un upfront di un milione di euro, che ha lo stesso tasso fisso e anche la stessa durata del mutuo. Però vi faccio notare che il nozionale per avere un milione di euro di upfront è di 50 milioni di euro. Non vi sfugge già intuitivamente che questo rischia di creare grosse variabilità nel tempo dei pagamenti. Però, dato che abbiamo visto come si prezza uno swap, usiamo le nostre metodologie probabilistiche per capire quali rischi corriamo tra un mutuo a tasso fisso e un finanziamento simulato con un swap con upfront. Facciamo una prima traiettoria dell'Euribor e come notate i pagamenti del mutuo sono quei piccoli quadratini neri. I 35 mila euro che dobbiamo pagare ogni semestre per 20 anni. I pagamenti invece collegati allo swap sono di entità assai più grande. Usando una metrica abbastanza rozza, mentre il mutuo alla fine dei 20 anni ci è costato 1 milione e 4, in questa traiettoria dell'Euribor abbiamo speso 12 milioni di euro. E se prendiamo un'altra traiettoria dell'Euribor, ne abbiamo spesi 35 milioni. Certo, c'è anche il caso in cui guadagniamo 35 milioni. Quindi qui arriviamo a una cosa che potrà sembrare strano, ma come? Io ho avuto un finanziamento da un milione di euro e ricevo pure 35 milioni di euro. Certo, perché stiamo facendo una scommessa, non stiamo facendo un finanziamento. E infatti la distribuzione di probabilità è chiarissima, mentre il mutuo è una retta, il mutuo non ha dispersione di rischi. Io pagherò un milione e quattro nei miei vent'anni. Nel caso dello swap non vi faccio neanche vedere le probabilità, vi basta vedere il grafico. Mi muovo tra meno 40 milioni e più 30 milioni. Quindi non è vero che io ho replicato un finanziamento con uno swap, ho pseudo replicato il finanziamento, solo il primo flusso è uguale, il resto è assolutamente differente. Acquisiti questi elementi di base, vediamo come per uno Stato sovrano... Possono essere utilizzati derivati per finalità di copertura. Ad esempio, io ho un titolo a tasso variabile, se siamo in Italia il titolo a tasso variabile per eccellenza è il CCT, e lo voglio coprire da un rischio di rialzo dei tassi di interesse. Faccio uno swap e lo traduco in un BTP sintetico, lo sintetizzo in un BTP. Invece di pagare variabile, pagherò fisso. Alternativamente posso fissare un tetto massimo ai miei pagamenti variabili del CCT, un po' come quando facciamo il mutuo col cap, cioè facciamo un interest rate cap e io fisso, però pagando un premio, è un po' come il premio di un'assicurazione. Io devo pagare qualcosa perché mi sto assicurando dal fatto che se i tassi salgono io mi fermo ad un livello predefinito. Un altro derivato che dietro pagamento di un premio consente di proteggere lo Stato che ha messo un CCT dal rischio di rialzo dei tassi è la cosiddetta payer's option, andiamo sempre molto intuitivi. In questo caso lo Stato acquisisce il diritto ad entrare, che so, tra uno o due anni, in uno swap che trasforma il CCT in un BTP sintetico. Capite che questo derivato per costruzione costa molto meno del CAP, perché mentre il CAP mi copre sempre e comunque, la payer's option... Mi non opera da subito, perché tra uno o due anni, tre anni, quindi io per un certo periodo sono esposto al rischio di tasso, poi poiché si è verificato l'evento da cui mi voglio proteggere, entro in uno swap predefinito al tempo zero, però in quel momento, scusatemi, swap e cap non sono la stessa cosa, entrando in uno swap io rinuncio ai guadagni possibili che scaturiscono, da determinate evoluzioni dei tassi di interesse perché io mi impegno sempre a pagare fisso poi e quindi anche se i tassi vanno giù mentre nel caso del cap io la riduzione dei tassi la posso portare a casa in questo caso non la porto a casa quindi la payers option costa evidentemente di meno per quanto riguarda i titoli di stato in valuta estera o quelli concedono indicizzate all'inflazione cambia la fonte di rischio a cui si è esposti rispettivamente tasso di cambio di inflazione ma le principali tipologie di derivati quindi le tecniche di copertura sono le stesse che abbiamo visto per questi derivati di tasso. Permettetevi di farvi notare che i casi che vi ho illustrato sono stati esemplificati ipotizzando che il contratto derivato insista su un titolo ben identificato. Analoghe considerazioni trovano chiaramente applicazione anche con riguardo all'utilizzo dei derivati relativamente a porzioni del debito pubblico, ossia in un'ottica di portafoglio. Va da sé però che strategie di portafoglio richiedono strumentazioni tecniche assai più sofisticate ed indicatori per il monitoraggio dei rischi sviluppati ad hoc, in quanto si perde il riferimento diretto tra il flusso di cassa del derivato e quello del titolo di Stato, della passività finanziaria sottostante. Insomma, evitare di correre rischi ed evitare brutte sorprese diventa una cosa ben più difficile. Vediamo ora però come per uno Stato sovrano potrebbe come uno Stato sovrano potrebbe utilizzare i derivati al fine di ridurre subito o per qualche tempo la spesa per interessi, finendo così però per incorrere in qualche rischio o in realtà per scommettere sull'andamento futuro dei mercati. Una prima famiglia di strategie speculative di questo tipo consiste nel sostenere costi certi nel breve termine nella speranza di possibili riduzioni future della spesa per interessi. Un esempio classico è l'acquisto di una receivers option, cioè trasformo il BTP tra 1, 2, 3 anni in un CCT. Quindi da fisso mi trasformo in variabile quando si verificano determinate condizioni. È chiaro che io spendo subito qualcosa perché devo pagare il premio dell'opzione e mi affido al futuro, sperando che quindi questo investimento nel breve abbia un qualche ritorno perché i tassi prenderanno un andamento a me favorevole. Un'altra famiglia di strategie speculative finalizzata a replicare tramite derivati l'accesso ad un finanziamento, assumendosi però, come vi ho mostrato, grandissimi rischi, è appunto quella di uno swap con upfront o con altre forme di derivati. Però su questo abbiamo già mostrato prima le slide, quindi questa è proprio insomma, una strategia da monitorare o da utilizzare con assoluta cautela. Vendere derivati è un'altra modalità speculativa per fare cassa nel breve termine e affidarsi però al futuro. Un esempio in tal senso è offerto dalla vendita di un interest rate floor. Lo Stato indebitato a tasso variabile, in Italia per esempio il tasso variabile con un CCT, rinuncia ai benefici della discesa dei tassi di interesse in cambio del premio del floor. Non so se avete sentito in questo periodo c'è anche un po' di polemica sui mutui eh, fatti dal retail che avevano questo tasso, questa eh, opzione di interest rate floor venduto dal cliente alla banca. In questo caso, che ha fatto il cliente? Ha dato alla banca la facoltà di esercitare l'opzione e quindi di assicurarsi che, pure se i tassi scendono, continua a ricevere quel livello minimo prestabilito, che è appunto il floor. È chiaro che. Vendere un floor vuol dire avere una riduzione del costo del finanziamento o comunque avere un eh, guadagno di cassa nel, termine, nel breve termine immediatamente al momento della stipula. Un altro esempio di operatività speculativa per uno Stato sovrano è la vendita di swaption, direi più dirompente, perché vedete le swaption sono opzioni che hanno come sottostante uno swap, quindi premesso che non sono swap, è evidente che chi compra il diritto ad entrare in uno swap eserciterà questo diritto quando gli converrà, ovvero quando la controparte che glielo ha venduto, nel nostro caso lo Stato, sarà tenuto a ingenti pagamenti a favore della banca. Nella vendita di swaption poi abbiamo diverse possibili opzioni con cui uno Stato sovrano, come dire, batte cassa subito e si espone a rischi nel futuro. La vendita da parte dello Stato di una payer swap option, ad esempio, sottrae allo Stato indebitato con un titolo a tasso variabile, che ne sono un CCT, la possibilità di beneficiare dalle riduzioni dei tassi. Se i tassi scendono, il CCT pagherà infatti un più alto tasso prestabilito, quello della swap option che abbiamo venduto. Oppure, un altro caso è la vendita di una swap option di cancellazione. Lo Stato ha già stipulato uno swap e l'aveva stipulato magari per rendere un CCT un BTP, per trasformare un CCT in un BTP sintetico e coprirsi quindi da rialzo dei tassi. Avendo venduto la swap option, la banca esercitando l'opzione gli leva questa protezione. E ovviamente quando la banca eserciterà l'opzione, quando l'opzione gli conviene e quindi proprio quando allo Stato gli servirebbe di più e pertanto genera delle perdite. Un altro esempio, la vendita di swaption incrementali. In questo caso lo Stato che ha già uno swap, per avere cash subito, vende una swaption e si espone al rischio che se il mercato si muove in senso avverso al suo swap, e quindi già lo Stato è tenuto a pagare dei consistenti flussi di cassa alla, alla controparte su questo swap. Beh, la banca, come dire, esercitando l'opzione, può raddoppiare o triplicare o quadruplicare l'entità di questi pagamenti. Un altro caso ancora, che può essere visto come a mio avviso una pura scommessa, dato che neanche si ottiene un beneficio di cassa immediato, è quello in cui il. Derivato diventa uno strumento di moltiplicazione di guadagni e perdite associati ad un titolo di Stato. Ad esempio, abbinando ehm, ad un'emissione a tasso fisso, come potrebbe essere un BTP, la sottoscrizione di uno swap in cui si paga ancora fisso. Oppure abbinando a un'emissione a tasso variabile un CCT dove ancora una volta si ripaga variabile. Beh, in entrambi i casi si sta raddoppiando la posta in una scommessa rialzista sui tassi nel primo caso e ribassista nell'altro caso. Io direi che a questo punto è abbastanza chiaro sia il tema del ferveglio sia il tema dei rischi e soprattutto come la equa o non equa ripartizione delle aree possa giocare contro. In una operatività in derivati, consentitemi però un'ultima esemplificazione per cogliere ancora meglio il concetto del mark to market e del fair value. Ipotizziamo che due parti abbiano stipulato uno swap a 15 anni su un miliardo di euro, pagamento 3,63 fisso contro variabile Euribor. E ipotizziamo che lo swap iniziale, come vedete nelle diapositive, sia equo, quindi vale zero. E quindi abbiamo il 54% di probabilità di avere benefici finanziari per 142 milioni e il 46% di probabilità di avere 166 milioni di euro di oneri finanziari aggiuntivi. Come vedete dalla distribuzione delle alee, questo swap è fair, tant'è vero vale zero, vedete nella diapositiva. Bene, ci spostiamo dal 2011 nel 2012. Il mercato cambia. E ci troviamo in un mark to market negativo per 103 milioni di euro. Come vedete, anche le probabilità implicite in quel mark to market cambiano, e questa volta ha ah, il 70% di probabilità di perdere 190 milioni. Passa un altro anno e abbiamo 180 milioni di euro di mark to market negativo, e qui le probabilità sono oramai l'89% di perdere 209 milioni di euro. Vi faccio notare che il tempo si sta riducendo, sono passati tre anni. E il tempo in finanza è quella variabile che crea i margini di manovra per poter recuperare qualcosa. Se non hai più tempo, quel mark to market negativo o positivo si tradurrà in un pagamento contro o a tuo favore. Passa un altro anno, il mercato come vedete cambia la sua struttura, ma le probabilità proprio poiché il tempo si sta riducendo non migliorano di quanto sarebbero migliorate magari nel 2012. Siamo al 77% di probabilità di perdere 181 milioni di euro. Poi nel 2015 siamo a 268 milioni di euro di mark to market negativo, cioè circa il 30% del nozionale. Oramai è un mark to market negativo. Apriamo questo dato in termini di probabilità e siamo al 99%, cioè nel 99% dei casi perderai 270 milioni in media. Allora vedete. Uno guardando questo numero dice, vabbè ma mancano ancora nove anni, magari ce la possiamo ancora fare. E no, arrivati a questo punto non è più così, è molto difficile che ce la puoi fare. In realtà quei 270 milioni di euro verranno, si tramuteranno in rate da pagare, con elevatissima probabilità. Vi faccio vedere, aprendo quel 268 milioni di euro, nelle sue statistiche implicite. Questi saranno i pagamenti medi dal 2015 al 2026 per la mia controparte. Da 18 milioni di euro a circa 11 milioni di euro. Ma guardate le probabilità. Nel 99,9% dei casi io pagherò 90 milioni di euro nei prossimi due anni. Nel 99% dei casi io pagherò 130 milioni di euro nei prossimi tre anni. E nel 95% dei casi io pagherò 200 milioni di euro nei prossimi sei anni. Cioè inizia a diventare veramente difficile quando il fair value diventa così pesante rispetto al nozionale del contratto che le cose possano cambiare. Vi faccio notare che questa, rassegna, che questa situazione implica l'esigenza di monitorare i rischi nel tempo. Per esempio se noi avessimo avuto su questo contratto un banale sistema di stop loss, cioè arrivata a un certo livello di perdita poiché io sto scommettendo mi fermo, qui è il 10%, noi a novembre 2011 avremmo chiuso l'operazione e chiudendola non saremmo arrivati a quella situazione in cui ve lo rammento nel 99% dei casi io pagherò 130 milioni di euro in tre anni e 90 milioni in due anni. Fatta questa rassegna sui derivati e di uno loro possibile utilizzo da parte di un generico Stato sovrano, beh, abbiamo ignorato un elemento nuovo che c'è in finanza, purtroppo dal 2010, lo spread, il rischio di controparte. E noi in Italia ne sappiamo qualcosa. Il fatto che l'Italia dal 2010 non è più risk free aggiunge infatti un nuovo fattore di rischio nelle analisi probabilistiche che conducono al pricing dei derivati e cioè il rischio di controparte. In ogni dato momento della vita del contratto, infatti poiché il derivato prevede lo scambio di flussi, ciascuna parte si trova sposta al fatto che la controparte possa risultare inadempiente. Pensiamo infatti a uno swap tra uno Stato sovrano e una banca e mettiamoci nella prospettiva dello Stato. Il ferveglio dello swap va rettificato per tener conto del rischio che la banca non paghi a causa di un suo default. Ma anche per tener conto del fatto che lo Stato smetta di pagare per analoghe motivazioni. Queste rettifiche prendono il nome di Credit Value Adjustment e Debt Value Adjustment e complicano la gestione del rischio dei derivati, in quanto, come è noto, lo spread non è fisso, varia nel tempo, è un altro elemento di aleatorietà e con esso quindi varia il fair value del derivato. Vi rinvio su questi aspetti tecnici alla documentazione. Ciò che conta ora in termini intuitivi, è che lo spread dell'Italia, diciamo, eh, determina condizioni più onerose nella strutturazione di un derivato. Semplificando un po', è come dire che i derivati, per lo Stato sovrano che ha lo spread più elevato, costano di più. Un modo per calmirare questa maggiore onerosità può essere quello di prevedere apposite clausole contrattuali denominate credit support annex. Questi sistemi di garanzia di fatto compensano i rischi con versamenti di liquidità o di titoli su appositi conti segregati. Il punto è però che reperire la liquidità o rinunciare al suo impiego ha un costo. Peraltro le esigenze di liquidità, per quello che vi ho detto prima, varieranno nel tempo in base all'evoluzione dei rischi del contratto. E quindi costi e benefici sono difficili da valutare in quanto sono aleatori e a tal fine si richiedono pertanto ulteriori strumentazioni probabilistiche, oltre a quelle che potremmo definire standard. Insomma, divenne una questione assolutamente ancora più complicata. Io comunque mi fermerei qui eh, per essere a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Spero che nonostante la complessità della materia... Si è riuscito nell'obiettivo di fornire un contributo costruttivo ai lavori della Commissione e vi ringrazio per l'invito e per l'attenzione riservatami. Grazie professore, davvero. Cominciamo a raccogliere un po' di questioni, anch'io ne porrò una. Onorevole Villarosa, Onorevole Pesco, Onorevole Causi, Onorevole Ruocco e poi. Pronti? Grazie per la spiegazione, veramente fatta bene, la devo ringraziare, un ottimo lavoro. Eh, io vorrei fare tre domande. Allora, nel corso delle precedenti audizioni in questa indagine eh, è emerso che il nuovo eh, SEC 2010, quindi il nuovo sistema dei conti pubblici europeo, prevede che nel caso di ristrutturazione di uno swap esistente con un nuovo credito del valore di mercato negativo di quello preesistente, questo valore deve essere considerato come un prestito della controparte al soggetto pubblico, con conseguente eh, impatto sul debito. Questo nuovo approccio... In che modo si relaziona con il valore negativo del market to market dei derivati dello Stato? Mentre lei prima ha evidenziato che nel caso della vendita delle swaption la controparte acquirente si trova in una posizione di vantaggio, giustamente perché acquisisce un diritto a trarre un beneficio economico, eh, in caso naturalmente di determinate evoluzioni del mercato. Per quanto noto l'operatività dello Stato è stata caratterizzata anche dalla vendita di swaption. Eh, quali potrebbero essere in questo caso i vantaggi per l'Italia? e quali per la controparte, mentre l'ultimo, proprio alla fine della, della sua mh, rappresentazione, ha mostrato l'utilizzo degli stop loss, alcuni, alcune tecniche di gestione che noto che non sono mai state implementate all'interno delle amministrazioni pubbliche. E, e probabilmente, appunto, come ha dimostrato lei, soprattutto dai grafici, avrebbero potuto evitare il peggioramento della situazione. Quindi, secondo lei, potrebbe essere utile per la gestione del debito pubblico implementare tecniche di questo tipo, anche se meno male l'ha confermato? Ok. Onorevole Pesco, onorevole Causi, onorevole Ruocco. Prego. Grazie Presidente, e grazie per l'esposizione. Dei dati del Ministero dell'Economia emerge che il 65% dei derivati sono proprio eh, irsi di duration. Eh, più volte è stata eh, usata questa espressione, più volte sono state fatte le domande, ma abbiamo avuto sempre delle risposte abbastanza frammentarie. E, e che il valore eh, è anche emerso che il valore di mercato di questi derivati al 31 dicembre 2014 è appunto pari a circa 33 miliardi di euro. Ci può spiegare bene cosa sono questi irsi di duration e come mai a suo avviso hanno un valore di mercato eh, a suo avviso ma come appunto nelle altre eh, audizioni hanno un valore così negativo eh, ci può illustrare meglio la differenza tra un unirsi di duration e l'acquisto di un cap al, al fine di coprirsi eh, dai, dai rischi di rialzi dei tassi e in che termini questi contratti possono essere assimilati a contratti di tipo assicurativo eh, le sue diapositive indicano che il il mark to market è una grandezza fondamentale da monitorare per la gestione dei derivati sul debito. Tuttavia, spesso abbiamo sentito che eh, il mark to market è un dato potenziale e non una perdita appunto, certa per lo Stato. Come si conciliano queste due, queste due cose? Grazie. Sì, anch'io ringrazio il professor Minenda per la l'esposizione eh, molto didattica e molto, molto facile da capire. Per... Eh, io ho queste domande, la prima eh, allora, ha fatto molto scalpore, questo è evidente, eh, il fatto che eh, si è venuto fuori che l'attuale mark to market, o oh, mi corregga se sbaglio, l'attuale valore dell'insieme dei derivati del tesoro della Repubblica sia negativo, negativo per una cifra molto rilevante, decine e decine di miliardi, se mi ricordo bene 42, 33 più qualche altra cosa. Eh, questo naturalmente ha fatto molto scalpore. La domanda che le faccio è questa. Eh, eh, questo dipende dal fatto che si tratta comunque di una perdita virtuale, nel senso che eh, eh, se capisco bene eh, lo Stato in passato eh, si è coperto dal rischio di aumenti dei tassi e invece poi i tassi non sono aumentati, ma anzi per effetto della reazione alla crisi, adesso il quantitative easing, cioè, i tassi sono molto diminuiti eh, e quindi questo valore molto negativo dipende dal fatto che i tassi sono molto bassi diventerebbe invece meno negativo una volta che in futuro i tassi si rialzassero. Se questo è vero, eh, allora appunto, a, a, a parte diciamo così, il, una valutazione più attenta del grado di allarme da lanciare su questo valore negativo, mi sembra, ma le domando, che il vero punto sia l'opzione di uscita da questi contratti degli interlocutori bancari. Perché è chiaro che... Eh, se diciamo noi siamo in un momento in cui essendo i tassi molto più bassi di quanto si era previsto dieci anni fa cinque anni fa, no? ovviamente il mark market è negativo, se però questi dati restano in essere e sperabilmente da qui a due o tre anni l'inflazione torna al 2%, la crescita torna all'1, 1,5, all quindi il PIL nominale torna al più 3, più 3,5 eh? allora, a questo punto quel mark market diventa molto meno negativo ma certo se nell'arco di questa fase eh, i, i, le aziende bancarie controparti dello Stato esercito, possono esercitare diritti, opzioni di risoluzione dei contratti, allora lì c'è un bel problema. Quindi eh, mi, le, le domando, il problema del valore negativo del market-to-market del complesso dei derivati dello Stato è un problema in sé o è un problema in particolare in relazione all'opzione di, 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 di uscita dei contratti? Da questo punto di vista, ma lei già la data, ma io vorrei forse sapere un po' di più del giudizio che lei dà sulla norma introdotta nella legge di stabilità del 2015. E naturalmente, visto che poi qui noi abbiamo cominciato questa indagine conoscitiva anche con un'esigenza di informazione, lei avrà sicuramente visto cosa propone l'UPB, l'Ufficio Politico di Bilancio, come set informativo minimo che il Tesoro dovrebbe rendere pubblicamente disponibile per permettere una valutazione pubblica di questa operatività e se lei ritiene che quello sia un set informativo minimo diciamo, sufficiente, se va bene così, eh, se, se indicherebbe qualche altra cosa, perché ovviamente alla fine di questa indagine vorremmo fare una risoluzione, un, uh, dare degli indirizzi al governo che potrebbero anche contenere degli indirizzi per quanto riguarda le informazioni da, uh, da rendere pubbliche affinché... Questa operatività possa essere valutata pubblicamente, oltre che eventualmente, questo è il caso. Un'altra domanda: eh, indirizzi circa il livello organizzativo, tecnico, professionale delle strutture tecniche preposte al monitoraggio quotidiano di questa operatività. Grazie. Volevo domandare. È vero come dice il governo che è stata fatta piena trasparenza? E se questo non dovesse essere vero, eh, chi si giova di questa mancanza di trasparenza? Grazie. Mm, aggiungo io uh, una domanda, professore, chiedendole di guardare più lontano, diciamo così, o di inserire il testo della sua relazione nel contesto complessivo della situazione del debito italiano. E diciamo che se. In modo correttissimo, metodologicamente, l'onorevole Causi l'ha invitata a guardare diciamo, il best case scenario. Io provo a mostrarle il worst case, così facciamo un'analisi diciamo, a, a tutto tondo. Poniamo caso che eh, nei prossimi mesi, 12-18 mesi, non ci sia crescita sostenuta o ci sia crescita diciamo, da zero virgola in Italia e poniamo che non ci sia una operazione di attacco al debito che insomma noi ci ritroviamo tra qualche mese con crescita stagnante e la montagna del debito che sta lì più la situazione dei derivati interna che lei ci ha descritto. Come incrocia questo con la fine del quantitative easing e quindi il giudizio che a quel punto i mercati dovranno dare della sostenibilità del debito italiano senza quel tipo di ombrello, diciamo così, e anche alla luce di quello che già abbiamo visto e che personalmente, ma forse sono io isolato, mi ha molto allarmato nei 6-7 mesi passati l'andamento dei credit default swap sull'Italia, in particolare in coincidenza delle settimane in cui la situazione greca era difficile, quasi automaticamente c'era chi, tra virgolette, scommetteva contro l'Italia, guardandoci, penso io, ma ripeto, spero di sbagliare, come anello debole. Non ci sono per il momento altre domande. Onorevole Sibilia, prego. Grazie Presidente. Eh, anche... Grazie anche al professore Minenna per l'esposizione. Um, giustamente il Presidente faceva notare anche come anche alcuni studi, per esempio di credito italiani, come per esempio Monte dei Paschi, hanno sottoscritto dei derivati, come il derivato Alexandria. Per il quale insomma, eh, ormai sono noti alle cronache le, le vicende e le condanne ottenute da Mussari. Noi abbiamo avuto Mussari che era eh, in quel periodo la persona che faceva, appunto, sottoscriveva questi derivati e poi era anche il presidente dell'ABI. Insomma, ci fa capire anche qual è il problema politico che sta alla base, forse anche del, di quello finanziario. La domanda, che però mi viene molto più eh, semplice e diretta, se mi, se mi è consentito. Lei ha fatto una, una giustissima esposizione, io l'ho ascoltata anche con interesse da, dal punto di vista di un occhio non tecnico, però non mi è sembrato che lei abbia mai detto cioè, eh, quando può essere conveniente per uno Stato sottoscrivere un prodotto derivato. Cioè, io da quello che ho eh, percepito eh, dalla sua esposizione è che forse non c'è mai in realtà... Una convenienza da parte di un ente pubblico, diciamo così, in questo caso lo Stato, a sottoscrivere un derivato. Quindi la domanda è dal punto di vista legislativo, secondo lei è estremo oggi dire lo Stato vieta la sottoscrizione di prodotti derivati agli enti pubblici e allo Stato in sé? Non so se vi siano altre domande, altre questioni da parte dei colleghi. No, e allora diamo la parola al professore. Grazie. -relazione, diciamo. <ride> Grazie. Le rispondo in ordine, eh, poi magari se c'è qualche sinergia o qualcosa non ho risposto, vi prego ovviamente di contro-replicare, -contro <ride> così da essere certi di aver coperto tutti gli aspetti. Beh, eh, allora, di sicuro la disciplina contabile SEC 2010 che entra in vigore, è entrata in vigore a, nel secondo semestre del 2013... Eh, Inesorabile se eh, si fa una eh, ristrutturazione tale per cui eh, quel market to market viene in qualche maniera va regolato diventa debito. Quindi, andando per assurdo agli estremi, se noi dovessimo eh, se quei 42 miliardi di euro dovessero essere in tempo reale eh, ristrutturati, a parte che c'è una piccola margine di interpretazione sulle sue option però insomma, andando in maniera un pochino semplificata, quella norma dice che se ristrutturi e c'è una perdita, quella perdita fa debito. L'altra regola in questa prospettiva è che l'upfront è debito, proprio perché viene ritenuto, cioè se io vado a fare un derivato per ricevere un finanziamento, quell'upfront è debito. Quindi questa regola eh, sicuramente eh, pone evidenza eh, e conferma la concretezza e l'attualità del mark to market come eh, grandezza, dal punto di vista economico, venendo al secondo, alla seconda, all mh, seconda domanda, vendita di swap, e vantaggi e svantaggi eh, per lo Stato. Allora, eh, i derivati eh, nell'ambito della finanza quantitativa si dividono in due grandi categorie, i derivati lineari e i derivati convessi. Ora, a parte l'elemento geometrico, eh, il derivato convesso è un derivato dove l'alea è sbilanciata, e per questo io devo ricevere un premio per pareggiare quella alea sbilanciata tra le parti. Il che vuol dire che io sto scommettendo, non c'è da discutere, io sto, e per questa scommessa io ricevo una remunerazione, che è il premio. Quindi vendere su option ha mh, finalità di carattere speculativo. Sulla questione dello stop loss ho fatto vedere le slide prima, è evidente perché esistono le strumentazioni di risk management, guardate eh, tutta la disciplina prudenziale di banche assicurazioni, fondi comuni di investimento, fondi speculativi e tutta l'operatività delle banche. Gli stessi principi contabili puntano tutto sul fair value e sulla determinazione delle distribuzioni di probabilità implicite al fair value. È un elemento proprio inscindibile. Ma perché? Proprio perché il tempo scorre inesorabile e anche nel derivato il tempo scorre inesorabile, a meno che non vai a ristrutturarlo per fare altre scommesse, è evidente che non avere una strumentazione di controllo dei rischi e quindi perlomeno quella più banale di stop loss, io al 10, appena arrivo a perdere il 10% nozionale mi fermo, vuol dire che prima o poi un problema l'avrai. A me piace ai miei studenti portare questo esempio. Tutti abbiamo visto il, il film Febbre da cavallo, no? E quindi eh, le corse da cavallo, uno fa una scommessa, finita quella scommessa deve aspettare la corsa successiva, e dove probabilmente il suo cavallo, quel cavallo non corre o deve andare da un'altra parte con il treno e con tutte quelle cose simpatiche di quel, di quel film. Bene, nei derivati, è come se alla fine del primo giro, quando si sta per chiudere la corsa, viene da me il bookmaker e dice... Il tuo cavallo è partito insieme agli altri, quindi eravamo tutti in una posizione fair, partivamo tutti alla griglia di partenza appaiati. Ora il tuo cavallo è quarto su cinque. Ti facciamo fare un altro giro, poiché sei quarto su quinto, devi anche raddoppiare la posta. Mentre sta finendo il secondo giro, il tuo cavallo magari è terzo. E uno ti dice: Guarda, ora facciamo due giri. E tu devi triplicare la posta. Quindi, paradossalmente, quando noi leggiamo sui giornali i casi in cui quella impresa ha operato in derivati ed è fallita, eh, oppure quell'ente locale è andato in difficoltà, è perché ha un primo derivato, non è che è finita la corsa. No, poi in relazione alla situazione si è fatta la seconda, la terza, la quarta, allora è chiaro che invece se tu avessi un sistema di controllo dei rischi è come dire è come, se, è come la mamma che ti dice. Mi dispiace, i soldi sono finiti, non puoi più andare a fare la seconda o la terza corsa se non facendo tutti quei trucchi simpatici di quel film in cui vendevano qualsiasi eh, eh, diciamo, evidenza possibile per poter proseguire la loro attività. Meno che non sia la mamma libratrice, diciamo. <ride> assolutamente sì. Poi veniamo alla, alla domanda dell'IRS di Duration. Allora, guardi, io. Francamente ho un attimo di difficoltà eh, su questo tema perché eh, nella letteratura finanziaria l'IRS di Duration non trova atterraggio, cioè non vi è una definizione di IRS di Duration nei manuali di finanza eh, matematica, né in quelli di finanza. Quindi io non riesco a, a sapere, lo so che è la parte più cospicua di quel port del portafoglio dei derivati dello Stato, ma io ho difficoltà a qualificarla propriamente. Possiamo andare per esclusione. Noi leggiamo in quel documento che il 7%, se non ricordo male, sono swap di copertura. E questi sono chiari: lo swap di copertura è quando io, come diceva anche prima l'onorevole Causi, io ho un CCT e compro uno swap per trasformarlo in BTP. Ho un BTP, decido, ma quella proprio non è una copertura, trasformarlo in CCT. Comunque, insomma, diciamo che quelli sono gli swap di copertura che sono dichiarati, il 7%. Poi possiamo ipotizzare un altro tipo di swap, quello che stavo dicendo proprio alla fine eh, di questa battuta, cioè io ho un BTP e lo trasformo in un CCT con uno swap, però in questo caso io la duration l'accorcio, quindi mi sentirei di escludere anche quest'altra fattispecie, perché se io la duration l'accorcio, dato che ho letto nelle documentazione che l'obiettivo invece è allungarla la duration, non penso che sia neanche questa. Credo che l'unica fattispecie che quindi può essere compatibile è quella che rendicontavo prima, cioè nel caso in cui io già pago fisso e faccio uno swap in cui ripago fisso, o sono variabile e faccio uno swap in cui ripago variabile, che però è eh, una, un po' scommessa eh, raddoppiando la posta diciamo, sul futuro ribasso o eh, su futuro rialzo perdono, o ribasso dei tassi. Però, ripeto, su questo bisognerebbe forse chiedere maggiori dettagli, cioè con, eh, si può andare solo per esclusione allo Stato. Però se fosse così, come io la qualifico ora, beh, allora forse una spiegazione di come ci sono 33 miliardi di mark -to market negativo forse potrebbe esserci. Perché eh, obiettivamente se uno vede anche dal documento dell'Ufficio parlamentare di bilancio, eh, noi già dal 2007 abbiamo 18 miliardi di martu to market negativo, quindi ben prima di quando i tassi hanno preso eh, quell'andamento che hanno preso. Quindi io anche facendo una minima analisi di, di correlazione col constant maturity swap, è una cosa che potete fare tutti, prendete la serie del constant maturity swap, la mettete in correlazione con l'andamento dei farvei, dei martu to market negativi della tabella dell'ufficio oriente di bilancio e quella motivazione non sta in piedi, cioè non è la discesa dei tassi che ha... Generato questa, questo, sì, ha contribuito, ha contribuito, ma è precedente a mio avviso, quindi forse legata a questo tipo di operatività speculativa, forse. Swap e CAP. Allora guardate, nella regolamentazione degli enti locali, il legislatore, eh, non lo faccio perché sono qui, ma con prudenza, è l'unico derivato che ha consentito. Il CAP ti copre da rialzo, quindi non è che i derivati vanno vietati tutti. A parte che qui mi piace citare sempre Akerlof e Stiglitz e eh, diciamo con la famosa teoria dei limoni, non è vietando di vendere la macchina eh, che non funziona che tu risolvi il problema del lemons, cioè del bidone, è con la trasparenza che tu risolvi il problema di un prodotto malfatto. Quindi il punto è controllo dei rischi e fair value. Nel caso di specie, che io compro un cap per coprirmi da un rialzo o una payer's option per un minimo coprirmi come ho spiegato prima io non ci vedo niente di male anzi può essere assolutamente utile in determinate fasi anche di mercato in base a quelle che sono gli andamenti attesi proprio del mercato che nei dati di mercato sono stimabili con le distribuzioni di probabilità Martu market dato potenziale per la ricerca, beh io su questo vi ho fatto vedere un'analisi secondo me eloquente, se volete ci torno indietro perché evidentemente sono stato poco chiaro Altrimenti non, eh, sicuramente un mio difetto espositivo. Io faccio uno swap a 15 anni per un miliardo. È fair, Dopo un anno ho 103 milioni di euro di martu market negativo e le probabilità non sono più 50-50. Dopo due anni addirittura rischio di perdere nel 90% dei casi. Dopo un altro anno... Ma vedete che il martu market peggiora sempre. Quando mi mancano nove anni dalla scadenza, in questo esempio, ma il mar to market negativo è il 30% del totale, guardate che ci sono solo certezze di pagamento nei primi semestri successivi. Ripeto, nel 99,9% dei casi io pago 90 milioni in due anni quando mi sarei potuto fermare a 100 milioni di perdita nel 2011. Nel 99% dei casi pago 130 milioni di euro in tre anni e nel 95% dei casi 200 milioni di euro in tre anni in pratica... Ma anche teoricamente, se noi richiamiamo il teorema fondamentale dell'asset pricing, che dice che il ferveglio è il valore atteso scontato di una serie di pagamenti futuri secondo la distribuzione di probabilità e la misura risk neutral, è semplicemente quel mark to market, può essere visto come i pagamenti, che a rate dovrò? E più vicino a me, dato che i pagamenti sono nel breve, quei pagamenti sono sostanzialmente certi, 99,9 periodico, non c'è dubbio che li pagherò. Quindi, quando il market diventa molto pesante rispetto al mio nozionale, in questo esempio di uno swap banale il 30%, vuol dire che io tra 6 mesi pago, tra 12 mesi pago, tra 18 mesi pago. Dobbiamo arrivare, come vedete qui dal grafico, a 6 anni data per poter scendere sotto il 95%. Quindi, secondo me. I, avere oggi, però ripeto, bisognerebbe conoscere meglio la contrattualistica, la struttura di scadenza dei nostri pagamenti e sono dati che non sono noti al momento per quanto riguarda i derivati dello Stato, certo avere 42 miliardi di mark to market negativo su 160 miliardi, che è il 25%, insomma è una eh, cifra consistente, mi sento di dire senza, non credo che ver, potrò essere smentito. Che nei prossimi sei mesi o dodici mesi noi pagheremo su quei derivati qualcosa di, 42, di quei 42 miliardi e non c'è niente da fare. cioè Arriverà, ma semplicemente perché oramai il marto market è pesante. Quindi, dal punto di vista delle probabilità, non se ne viene fuori. Quindi sul set minimo. A mio avviso sì, ho letto il documento, molto interessante, molto articolato, sicuramente contribuisce moltissimo all'operazione di trasparenza e cognitiva eh, da parte eh, di tutti gli organi istituzionali e del cittadino. Però eh, secondo me un'informazione eh, importante sarebbe conoscere la struttura per scadenza dei pagamenti, ma anche in una logica di pianificazione finanziaria. Cioè, e poi, venendo a quello che veniva correttamente... Eh, ricordato dall'onorevole dall Causi è inesorabile che sapere quanti sono eh, possibilità di uscita anticipata o meno è importante per questi contratti. E a riguardo nella mia relazione eh, a pagina 9. Io richiamo infatti, proprio perché ho la stessa curiosità <ride> dell'onorevole, il fatto che noi di quelli con scadenza anticipata sappiamo solo una cosa, che hanno un nozionale di 16,2 miliardi di euro, sono negativi per 10 miliardi di euro, ricordate il rapporto sempre, è pesante questo Martu Market, eh? è bello pesante. Però non sappiamo come sappiamo che sono ripartiti 200 milioni nel 2015, 2 miliardi nel 2016, 2 miliardi e mezzo nel 2018 in termini di fair value, in termini di fair value complessivo di questi 16 miliardi di euro. Eh, però insomma sarebbe anche interessante, ripeto, conoscere la struttura per scadenza e anche la possibilità che comunque in genere negli standard internazionali è consentita, ogni qualvolta si va a fare una c'è l'ipotesi di esclusione di chiusura anticipata, di poter sostituire una chiusura, una chiusura anticipata abbastanza problematica con un versamento magari di liquidità su di un conto segregato, che perlomeno consente se non altro di poter inquadrare il problema, prendere in questo caso un pochino tempo per capire anche quale tipo di soluzioni alternative ci potessero essere. Chi si giova della mancanza di trasparenza? Allora, premesso che le controparti bancarie hanno molto chiara, eh, per quanto di loro competenza, l'esposizione nei confronti eh, dello Stato. Quindi, poi che le banche tra loro si parlino o non si parlino, questo non lo sappiamo. Magari voglio dire, mh, senza, potrebbe pure essere che si confrontino su determinate situazioni, io questo non lo so. Eh, però è evidente che eh, gli elementi che mi permettevo anche di aggiungere rispetto al set di trasparenza indicato dall'Ufficio Planeta di Bilancio consentirebbe perlomeno di poter avere un sotto controllo, un quadro su quelli che sono i flussi attesi, eh, aggiungendo magari anche, come abbiamo fatto in questo grafico, le probabilità che quei flussi attesi o quei pagamenti futuri si vadano a materializzare. Perché a seconda di come è composto il portafoglio dei de nel concreto il portafoglio dei derivati dello Stato, cambia... Non solo la struttura dei pagamenti, che quella è contrattualmente identificata, eh, però l'Euribor è una variabile aleatoria. E poi sarebbe interessante sapere su quei pagamenti, appunto, se siamo come nel caso delle diapositive che vi ho lasciato, cioè con probabilità molto elevate di quei pagamenti o meno. Sul discorso del CDS e della Grecia, eh, presidente, è indubbio che, eh, e lo abbiamo visto nel luglio del 2011, io l'ho anche. Eh, scritto in un mio eh, manuale sulle questioni eh, europee e sulle disfunzioni dell'eurozona. Quando il sistema eh, finanziario, se il sistema finanziario scommette sulla tenuta dell'euro, come è successo nel 2011, è chiaro che oggetto dell'attacco speculativo è l'Italia, perché è quel paese, ma vede non tanto per il debito, ma per il prodotto interno lordo, per le interconnessioni della nostra economia col resto dell'eurozona che può far saltare il banco. Tant'è vero che in quel periodo il nostro CDS spread, il nostro spread BTP Bund era superiore a quello spagnolo. Ci fu, la, ci fu assolutamente eh, l'inversione, cioè, tanto che eh, lo stesso vede governatore presidente della banca centrale inglese a dicembre di quell'anno orribile dichiarò siamo pronti al piano B, perché in quel momento, proprio utilizzando i credit default swap, si possono studiare le probabilità di rottura dell'euro. Perché vede, il Credit Default Swap, ehm, l'ho scritto in un recente paper sul su rischio un po' di tempo fa. Il Credit Default Swap è, eh, era all'epoca regolato, e negli anni poi di esistenza diciamo gloriosa dell'euro, dopo il, 2000, il 2001, era regolato in due valute. Cioè, eh, nel momento in cui io compravo questa assicurazione nei confronti del rischio sovrano Italia, io la potevo comprare in euro o in dollari. Allora, uno si può chiedere perché esistono due valute? Perché la logica qual è? Che se io mi sono comprato questa assicurazione contro il rischio di fallimento dell'Italia, eh, io se è regolata in euro non mi sono coperto anche dal rischio di rottura dell'euro, se è regolata in dollari mi sono coperto anche da quel rischio. Allora, studiando il differenziale dei premi che si pagavano tra euro, tra il CDS Italia in dollari e quello in euro, perché quello in dollari ovviamente costa di più. Studiandolo per tutti i paesi grossi, cioè per quei paesi che potevano far saltare il banco, quindi scusatemi non la Grecia, senza nulla togliere all'importanza della Grecia nell'architettura dell'Eurozona, però andando a studiare Germania, Francia, Italia e Spagna si potevano... Veniva fuori il piano B. E in quei periodi critici, ecco perché il presidente, il governatore della Banca Centrale Inglese lo dichiarò, era al 60% la probabilità implicita nei cosiddetti CDS, quanto spread di rottura dell'euro. Ora, il punto è: quanto è eh, possibile eh, o eh, ipotizzabile un attacco speculativo all'Italia ancora in una prospettiva futura, guardi, è tanto più eh, collegato al confinamento dei rischi nello eh, Stato nazionale, cioè la cosiddetta nazionalizzazione dei rischi. Vede quello che è successo con la Grecia, l'ho scritto in diverse occasioni dal 2010 in avanti, sì, la Grecia è stata salvata, ma eh, in maniera tale da confinarla sempre di più in una posizione tale per cui se la Grecia dovesse uscire... Le implicazioni e gli effetti a catena che nel 2010 erano dirompenti perché gran parte del debito greco era nelle mani delle banche francesi e tedesche private, mentre oggi è sostanzialmente tutto nelle mani dei governi centrali, fondo salvastati, prestiti bilaterali coi paesi, quindi è governativo, mettiamola in questi termini. Allora, è chiaro che se in cinque anni di operatività abbiamo confinato il rischio greco in Grecia o comunque a carico del contribuente europeo in termini generali, è più facile un piano B. Tanto più i rischi vengono invece eh, europeizzati, tanto più è difficile. Quindi i processi di nazionalizzazione del debito pubblico in ogni Stato sovrano che stanno avvenendo da quando l'euro ha iniziato a eh, avere elementi di eh, debolezza, unitamente a ehm, una serie di interventi anche che sono stati decisi dalle autorità monetarie che comunque non portano i rischi al centro, ma tendono a concentrarli presso le periferie ognuno a casa propria, sicuramente rendono non impossibile eh, un evento, addirittura ci sono studiosi eh, diciamo abbastanza estremi nelle considerazioni che dicono che sembra come un lento accompagnamento dell'Europa verso il piano B eh, che tutti quanti credo auspichiamo non, non si verifichi. Mi pare che abbiamo esaurito questo giro di domande, se non vi è altro possiamo veramente molto ringraziare il professore e dopo averlo ascoltato e dialogato con lui rileggeremo con attenzione anche il contributo scritto. Possiamo congedarlo? Presidente, ringraziamo, grazie dell'invito.